E viva i nonni insieme ai nipoti. In una domenica uggiosa a Bardi si è svolta la settima festa dei nonni, organizzata dal comune e da 3 anni insieme alla scuola d'infanzia. Nonni e nipoti insieme a ballare nel salone della Casa della Gioventù, messa a disposizione dalla parrocchia. Un binomio da coltivare, quello dei nonni e dei nipoti, per tenere giovani più anziani e per far diventare saggi i giovani. Tanta musica e allegria, torte e un prezioso calendario di ricette culinarie fatte proprio dai nonni per tramandare il ricco patrimonio culturale di tradizioni e peculiarità del paese. Sentiamo il primo cittadino e le insegnanti della scuola. Come amministrazione comunale vogliamo ringraziare innanzitutto la scuola materna che ha collaborato con noi per organizzare questa festa dei nonni e la parrocchia che ci ospita nella bellissima struttura della Casa della Gioventù. Coinvolgendo la scuola materna e i nipoti con i nonni, questo legame fortissimo che deve mantenersi e è quello che poi tiene viva la nostra montagna. Io volevo ringraziare ulteriormente i nonni della scuola e di tutto il paese perché hanno collaborato con noi lo scorso anno scolastico per realizzare il progetto della Coldiretti, il cibo giusto a tavola, perché grazie a loro siamo riusciti a partecipare al concorso che abbiamo anche vinto in tutta la provincia della scuola dell'infanzia. Abbiamo realizzato ricette insieme ai bambini in sezione, abbiamo realizzato un calendario con le ricette che ci sono state fornite dagli anziani del paese. Partecipiamo molto molto volentieri perché sappiamo che i nonni sono fondamentali nell'educazione dei figli. Oggi più che mai esiste questo problema perché i genitori lavorano e molto spesso i bambini vengono lasciati ai nonni per la loro educazione, non dico per la loro educazione, però la collaborazione con i genitori nell'educazione.